Ciao, io sono Alex Stella e ti do benvenuto nel mio canale YouTube. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come eseguire questa bellissima e coloratissima borsa perfetta per la stagione primavera-estate. Ho eseguito la borsa con il classico cotone. Io ho utilizzato il cotone Ercole di Tropical Lane. Questo è il classico cotone mercerizzato, 50 grammi 125 metri, da utilizzare con un uncinetto 3. E in effetti mi sono trovata benissimo lavorarlo con l'uncinetto 3. Voi adattate la misura del vostro uncinetto in base alla mano che avete. Se magari avete la mano tanto stretta, potete utilizzare anche un 3,5. Per irrigidire la borsa io ho utilizzato la classica rete per fare le borse all'uncinetto, la classica rete di plastica molto morbida ma allo stesso tempo resistente che serve per fare le borse all'uncinetto. Voi potete sostituire la rete con un feltro da 3 mm oppure anche con un indurente specifico molto resistente e molto forte. Ci sono in commercio degli indurenti validissimi, molto resistenti, che sostituiscono perfettamente anche la rete in plastica. Per la chiusura io ho utilizzato questo bottone a scatto, quindi questa chiusura a scatto. Voi potete utilizzare qualsiasi tipo di chiusura vi piace. Per poter rifinire perfettamente la vostra borsa avrete anche bisogno di una stoffa per foderarla. Io ho utilizzato il classico cotone. Prima di passare all'esecuzione della nostra borsa Taylor, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche in modo da restare sempre aggiornati su tutti i nuovi tutorial e video lezioni che io carico. Vi ringrazio tantissimo per la fiducia, vi ringrazio per l'iscrizione. Per me la vostra iscrizione è fondamentale per far sì che i miei video tutorial siano sempre in forma gratuita e soprattutto la vostra iscrizione e la vostra presenza sul mio canale YouTube è un grandissimo motivo di orgoglio per me. Vi ringrazio veramente tantissimo. E ora passiamo all'esecuzione della borsa. Iniziamo la lavorazione degli elementi rotondi. Partiamo dall'anello magico. All'interno dell'anello magico eseguo 2 catenelle che non sostituiscono la prima maglia, ma semplicemente mi tirano su la lavorazione. E ora 14 maglie alte. Una volta lavorate le 14 maglie alte, posso sigillare, quindi stringere l'anello magico. Riprendo la prima maglia del giro, inserisco l'uncinetto all'interno della prima maglia, eseguo una maglia bassissima. Ho tagliato il filo, ripasso il filo all'interno dell'asola, tiro fuori e sigillo stringendo il nodino. Ora il secondo giro. Ho preso il secondo colore, che è fucsia. Rientro nella prima maglia del giro, quindi nel punto in cui ho eseguito il nodino. Faccio passare il filo attraverso la prima maglia. Eseguo una prima catenella, una seconda catenella e nello stesso punto sottostante lavorerò 2 maglie alte. Adesso lavorerò 2 maglie alte in ciascuno dei punti del giro sottostante, quindi passeremo da 14 maglie a 28. Mentre porto avanti la lavorazione del secondo giro, nascondo il filo
avanzato sul retro, inglobando entrambi i fili all'interno della lavorazione. Ho eseguito due maglie alte in ciascuna delle maglie del giro sottostante da 14. A fine del secondo giro siamo passati a 28 maglie alte. Riprendo di nuovo la prima maglia del giro, entro nella parte superiore della maglia, faccio una maglia bassissima. Di nuovo posso tagliare il filo ed eseguire il nodino. Il terzo giro. Rientro nella prima maglia eseguita del giro sottostante, di nuovo faccio passare all'interno il terzo colore, che nel mio caso è turchese, eseguo una prima catenella e una seconda catenella, mi porto entrambi i fili al di sotto della lavorazione ed eseguo nella prima maglia, eseguirò una maglia alta. Nella seconda maglia eseguirò due maglie alte, quindi un aumento. Nella maglia successiva una maglia alta. Nella maglia successiva ancora due maglie alte. Maglia successiva una maglia alta e in quella dopo due maglie alte nella stessa. Proseguo con questa lavorazione alternando una maglia singola a un aumento, quindi due maglie alte lavorate nella stessa maglia sottostante per tutta la circonferenza. Alla conclusione del terzo giro abbiamo 42 maglie alte. Riprendiamo con la chiusura, entrando nella prima maglia del giro, eseguiamo una maglia bassissima in questo modo e ora possiamo tagliare il filo ed eseguire il nodino. Ora eseguiamo il quarto ed ultimo giro, nel mio caso è il colore corda, quindi riprendo la lavorazione entrando nella prima maglia del giro. Faccio passare il colore corda attraverso, eseguo una, due catenelle e una maglia alta nella prima maglia del giro sottostante. Dopo la prima maglia alta, di nuovo una maglia alta singola e adesso un aumento. Quindi nella terza maglia un aumento. Quindi due maglie nella stessa sottostante. Di nuovo lavorerò una maglia alta singola nella maglia successiva, un'ulteriore maglia alta singola nella maglia successiva e sono due, e nella terza lavorerò un aumento. Di nuovo due maglie alte singole, la prima, la seconda. E ora un aumento. Proseguo con questa lavorazione lungo tutta la circonferenza. Il secondo elemento, il semicerchio. Iniziamo sempre dall'eseguire l'anello magico. All'interno dell'anello lavoro due maglie, due catenelle e ora 7 maglie alte. Una volta eseguite le 7 maglie alte, stringo l'anello magico.
taglio il filato, eseguo un nodino. Per l'esecuzione del secondo giro, non riprendo la lavorazione dal punto in cui ho staccato il filo del primo colore, ma tenendo lavoro sempre dal dritto, riprendo la lavorazione dal punto in cui avevo iniziato, quindi di nuovo dalla prima maglia del giro. Questo per far sì che il nostro disegno sia più omogeneo possibile e che le maglie siano sempre lavorate dal dritto. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia del giro sottostante, faccio passare il fucsia, quindi il secondo colore, attraverso questa maglia, eseguo 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Due maglie nel punto successivo, quindi nella maglia successiva. E ora due maglie in ciascuna delle maglie del giro sottostante. In questo modo avremo 14 maglie alte. Il terzo giro, riprendo il mio terzo colore, entro nella prima maglia del giro sottostante, passo il filato attraverso, eseguo 2 catenelle e una maglia alta nella prima maglia del giro sottostante. Nella seconda maglia eseguo un aumento, quindi 2 maglie nello stesso punto. Maglia successiva, una maglia singola, e nella maglia successiva ancora un aumento. Proseguo in questo modo, lavorando una maglia singola e un aumento in tutte le maglie del giro sottostante. Il quarto ed ultimo giro, sempre prendendo la nostra lavorazione dal dritto, inserisco l'uncinetto nella prima maglia del giro sottostante, eseguo 2 catenelle e una maglia alta nella prima maglia del giro. Una maglia alta singola nella maglia successiva e nella terza maglia un aumento, quindi 2 nella stessa. Di nuovo 2 maglie singole, una in ciascuna delle maglie successive e nella terza di nuovo un aumento. Proseguo in questo modo lungo tutte le maglie del giro sottostante. Alla conclusione del nostro quarto giro, il secondo elemento, quindi il semicerchio, è concluso. E al quarto giro abbiamo 28 maglie alte. Ho eseguito anche il terzo elemento, che è uno spicchio eseguito da 4 maglie alte nel primo giro, nel secondo giro 2 maglie alte in ciascuna delle maglie del giro sottostante, quindi da 4 passiamo a 8, nel giro successivo, quindi nel terzo giro, la stessa lavorazione del semicerchio e del cerchio, quindi una maglia singola e un aumento, una singola e un aumento. E nel quarto ed ultimo giro ho lavorato 2 maglie singole e un aumento, 2 maglie singole e un aumento, e ho eseguito questa lavorazione lungo tutte le maglie del giro sottostante. In pratica abbiamo un cerchio, un semicerchio e un quarto del nostro cerchio. E questi sono i nostri primi 3 elementi. Partiamo con la lavorazione del nostro quarto e l'ultimo elemento. Iniziamo dall'anello magico. All'interno dell'anello magico eseguo 2 catenelle. E ora 3 maglie alte.
3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte all'interno dell'anello magico. Di nuovo 3 catenelle e 3 maglie alte. Stringo bene l'anello magico e ora 3 catenelle. Prendo la prima maglia del giro, quindi la prima maglia alta eseguita, all'interno di questa maglia eseguo una maglia bassissima. Di nuovo posso tagliare il filato, faccio passare il filo attraverso l'asola e chiudo. Il secondo giro del nostro quarto elemento riprendo il fucsia in una parte qualsiasi di 4 angoli, quindi in uno dei 4 angoli eseguo 2 catenelle e 3 maglie alte subito nello stesso punto sottostante. Salto le 3 maglie di base, mi sposto nelle catenelle, quindi nello spazio angolare, e lavoro 3 maglie alte, tre catenelle e ulteriori 3 maglie alte. Di nuovo salto le 3 maglie alte di base. Riprendo la lavorazione angolare, quindi qui al di sotto delle catenelle, lavoro 3 maglie alte, 3 catenelle e ulteriori 3 maglie alte. Di nuovo lo stesso procedimento, salto maglie di base all'interno dell'angolo, lavoro 3 maglie alte, 3 catenelle e ulteriori 3 maglie alte. Ora ci manca l'angolo da concludere, quindi l'ultimo angolo che è da ultimare. Rientro nello spazio dove ho lavorato le prime maglie del giro e all'interno lavoro 3 maglie alte, 3 catenelle ed eseguo una maglia bassissima nella prima maglia alta del giro. Il nostro quarto modulo è eseguito da 3 giri, quindi riprendo subito il color corda, che è il nostro colore base. All'interno dell'angolo lavoro 2 catenelle e immediatamente nello stesso punto sottostante 3 maglie alte. Salto le 3 maglie di base e nello spazio tra le maglie, quindi qui, subito dopo la terza maglia di base, lavorerò 3 maglie alte. Salto le 3 maglie di base. Mi inserisco nello spazio angolare, quindi al di sotto delle 3 catenelle, e lavoro 3 maglie alte. Ora 5 catenelle.
carico la gettata sull'uncinetto e nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi salto la prima, la seconda, la terza, nella quarta dall'uncinetto lavoro una maglia alta. Di nuovo gettata sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e di nuovo lavoro una maglia alta. Di nuovo gettata sull'uncinetto, rientro di nuovo nello spazio delle 3 catenelle angolari del giro sottostante, quindi qui sul fucsia, quindi rientro di nuovo nello spazio angolare e lavoro 3 maglie alte. Quindi abbiamo lavorato il nostro primo angolo con aggiunta di questa punta lavorata da 2 maglie alte. Riprendiamo la lavorazione granny, di nuovo salto le 3 maglie di base e qui in mezzo alle maglie lavorerò 3 maglie alte. Di nuovo la lavorazione dell'angolo, quindi mi sposto immediatamente al di sotto delle 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte. Cinque catenelle, nella quarta dall'uncinetto lavoro una maglia alta, una maglia alta nella catenella successiva e riprendo subito la lavorazione all'interno dell'angolo e lavoro ulteriori 3 maglie alte. Ecco che abbiamo creato l'angolo successivo con la punta. L'ultimo angolo da concludere, quindi qui da dove siamo partiti, rientriamo nello stesso spazio sottostante e lavoro 3 maglie alte, 5 catenelle, una maglia alta nella quarta catenella, una maglia alta nella quinta catenella e immediatamente da qui rientro nella prima maglia eseguita del giro, faccio passare filo attraverso, chiudo con una maglia bassissima. Il nostro quarto elemento è pronto, è una mattonella granny, come vedete, un classico quadratino, ma con le punte allungate. Ora riprendiamo la lavorazione sul rovescio, quindi sul retro, e chiudiamo tutti i fili partendo dal filo dell'anello magico, chiudiamo e sigilliamo tutti i fili. Quindi sul rovescio passo all'interno di tutte le maglie sigillando bene la lavorazione. Qui nella parte angolare posso chiudere entrambi i fili insieme, quindi inserisco entrambi i fili nella cruna del lago e passo all'interno delle maglie sul rovescio, in un verso stringo e ora anche nell'altro verso. In questo modo la lavorazione è sigillata. Per completare la borsa dovrete lavorare tutti questi 4 moduli. Avrete bisogno di 8 moduli rotondi, 12 elementi semicircolari, 4 elementi angolari e 15 elementi di mattonella granny allungata. E ora vi dimostro come io unisco i vari elementi tra di loro. Ecco come va posizionata la lavorazione. Quindi
i quattro cerchi, quindi 4 e 4 centrali che vanno sempre alternati dai moduli granny, e i semicerchi e gli angoli esternamente. Per completare il mio puzzle mancano gli ultimi 4 elementi, quindi inserisco all'interno degli spazi le parti mancanti. E ora posso proseguire con la cucitura. Qui il modo in cui preferite unire gli elementi è a vostra discrezione. Io preferisco il metodo che ora vi mostrerò, ma voi potete cucirlo ad ago, potete eseguire le maglie basse, le classiche maglie basse, prendendo entrambi le lavorazioni. Tutto sta a voi e qual è il metodo a voi più congeniale. Quello che io ora vi mostro che è quello che a me più piace, quindi prediligo questo modo di lavorare, ma so che a molte di voi è un metodo che risulta macchinoso e difficile, quindi sentitevi libere di unire i vostri elementi nella maniera che più vi sentite a vostro agio. Una volta eseguito il lavoro dell'unione, quindi della cucitura degli elementi, il vostro pannello comunque si presenterà come un mosaico, indipendentemente dal metodo di cucitura che utilizzerete. Per proseguire con questo metodo di cucitura, ho bisogno di accostare i due lembi della lavorazione in questo modo. Ora prendo la lavorazione del modulo granny, quindi la parte del modulo granny angolare, qui dove c'è la punta che sporge, entro all'interno della catenella, come vedete passando da sopra, quindi in questo modo, ve lo rifaccio vedere. Tengo il filo teso al di sotto della lavorazione, riprendo la catenella del semicerchio in questo modo e ora passo il filato attraverso la prima lasola, la seconda e la terza. Vado nella catenella successiva, nella maglia successiva qui sull'elemento del semicerchio, di nuovo passo la prima, la seconda e la terza. Vado nella maglia successiva qui sull'elemento granny, riprendo la maglia dell'elemento semicircolare e passo tutti e tre insieme. Ripetiamo questo procedimento unendo di maglia in maglia tutta la lavorazione. Ho unito la lavorazione granny, un lato della lavorazione granny, con il mio semicerchio. Ora, senza tagliare il filo, qui non dobbiamo staccare il filo mai, dobbiamo fare più possibile proseguire con la lavorazione senza mai staccare il filo, riprendo l'angolo, quindi qui dove mi manca la lavorazione angolare, eseguo delle maglie bassissime qui sulle catenelle della lavorazione di granny, quindi mi porto avanti di due maglie bassissime, vedete qui sulla catenella, di nuovo rientro nella maglia, nella catenella del modulo granny, riprendo la lavorazione angolare e continuo di nuovo con l'unione degli elementi. Di maglia in maglia, ora maglia successiva, anche da questo lato maglia successiva e proseguo in questo modo.
e a questo punto eseguirò due maglie bassissime, una in questa catenella, una nella catenella successiva. Riprendo la catenella dove ho eseguito la maglia, riprendo il mio semicerchio e di nuovo proseguo con l'unione dei due elementi. Riposiziono di nuovo l'uncinetto nelle catenelle eseguendo maglie bassissime, riprendo l'unione dalla lavorazione del tondo, quindi giro tutto attorno unendo la lavorazione di nuovo, riprendo la lavorazione qui, quindi a questo, da questa parte, concludo l'unione di quest'altro angolo ed ecco qui che poi mi mancherà solo qui e la nostra cucitura sarà pronta. Ho cucito tutti gli elementi della borsa, quindi ho creato il nostro pannello che misura a questo punto, quindi adesso misura 45 cm di lunghezza e 26 cm di larghezza. Adesso borderò tutta la borsa, quindi tutto il perimetro del pannello, con delle semplici maglie basse. Questo per far sì che il nostro bordo diventi più uniforme e più liscio possibile. Io inizio dall'angolo, questa diciamo è la mia preferenza, ma è indifferente. Inserisco il filato corda all'interno della maglia qui angolare, eseguo una catenellina un pochino stretta e poi due maglie basse sempre nello stesso punto. E ora passerò bordo di tutta la lavorazione eseguendo maglie basse. Cerco di non allargare troppo la lavorazione, ma neanche di stringere. Qui gestitevi molto in base alla mano che avete e alla lavorazione che state eseguendo. Con la mia mano, quindi con la mia torsione e tensione del filo, io eseguo due maglie basse qui in su ciascuno dei giri per ogni giro. Quindi due maglie basse qui sul giro giallo, due maglie basse sul giro fucsia, adesso eseguirò due maglie basse sul colore turchese in questo modo e due maglie basse qui sul color corda. Una volta arrivati alla parte angolare, qui sulla punta del nostro angolo, quindi dove avevamo stretto il nostro anello magico, quindi all'interno di questa asola, lavorerò 3 maglie basse. In questo modo, di nuovo ripiego la lavorazione, rigiro la lavorazione, vado sul lato successivo e continuo lavorando maglie basse. Ora proseguirò lavorando anche gli altri lati fino alla conclusione del giro. Ho portato a termine la lavorazione di tutto il bordo con il mio primo giro di maglie basse. Qui all'angolo, all'inizio abbiamo iniziato con 2 maglie basse, quindi per concludere la parte angolare manca ancora una maglia bassa. Inserisco l'uncinetto quindi nel punto da dove siamo partiti, quindi dove abbiamo lavorato le prime 2 maglie basse iniziali. Lavoro la terza ed ultima maglia bassa per concludere l'angolo e ora riprendo con il secondo giro lavorando direttamente 2 maglie basse nella prima maglia e ora una maglia bassa per ciascuna delle maglie del giro sottostante, quindi continuo ancora con la lavorazione del bordo, eseguirò un totale di 3 giri di maglia bassa, ricordandomi sempre di lavorare 3 maglie basse qui nella parte angolare, quindi nella maglia centrale di ciascuno degli angoli. Ho eseguito i 3 giri di bordo tutto attorno alla lavorazione. Qui ho concluso con ultima maglia e ho tagliato il filato e ho posizionato il segnapunto nella 29ª maglia bassa partendo dalla maglia angolare.
Per quanto riguarda la misura, sono 12 cm dal bordo. Da questo segnapunto in poi, lavoreremo il nostro laterale che darà la profondità alla borsa. Partendo dalla maglia dove abbiamo posizionato il nostro segnapunto, eseguiremo giri di maglie basse ed eseguirò 14 maglie basse. Ora che ho eseguito le 14 maglie basse, eseguo una catenella, giro la lavorazione e di nuovo lavorerò 14 maglie basse, una in ciascuna del giro sottostante. In questo modo lavorerò il laterale della borsa e eseguirò questa lavorazione per un totale di 25 giri. Ho eseguito i due laterali, il primo e il secondo, e a questo punto possiamo passare all'esecuzione della fodera. Ho scelto la classica rete per le borse e, essendo la nostra lavorazione leggermente traforata, ho scelto di fare una doppia fodera. Che significa doppia fodera? Ho cucito una tasca, vedete, doppia, dove ho inserito all'interno la rete per far sì che anche da questo lato della lavorazione la rete sia invisibile, e ho scelto la fodera più possibile similare al colore del fondo della mia borsa per far sì che risalti un po' di più il disegno. Ho eseguito la stessa lavorazione, quindi lo stesso procedimento anche per i laterali, quindi taschina più piccola, dentro alla tasca ho inserito la rete, ho ripiegato la stoffa in questo modo, con uno spillo mi appunto la parte della fodera con la rete all'interno alla lavorazione all'uncinetto, accostandola sul bordo. Proseguo con una semplicissima cucitura, passando da un lato all'altro, in questo modo. È una cucitura molto veloce da eseguire, è importante che le due lavorazioni siano unite. Proseguo, cucio tutto il perimetro della lavorazione. Quando sono arrivata qua sotto, chiudo anche qui la stoffa che ho lasciato aperta per inserire la rete. Poi eseguo la stessa modalità di lavorazione, quindi la stessa cucitura sull'altro laterale. Ho cucito la fodera su entrambi i laterali e ora posso cucire la fodera sul pannello centrale. Lascio un'estremità della fodera aperta qui e inizio a cucire, quindi a attaccare la fodera sul lato più lungo del pannello. Se questo è il nastro lato più corto, questo è il lato più lungo. Inizio a cucire la fodera direttamente da questo lato e partirò con la cucitura da questo spazio, quindi dal laterale. Vado verso quest'altra estremità della lavorazione, eseguo anche la cucitura da questo lato e poi la cucitura anche da questo lato. Ora ho ripiegato bene la lavorazione, cioè ho ripiegato la rete, come vedete ho lasciato questa parte aperta e ho fatto una piega qui, perché a questo punto io sfilerò la rete e ritaglierò questo pezzo. Preferisco fare in questo modo, quindi
lasciare all'interno della fodera tre pezzi divisi della rete. Una volta ritagliato il pezzo che mi interessa, quindi la parte più lunga della borsa, lo posso inserire all'interno della fodera. E ora, per far sì che questa parte della rete non si sposti, quindi non si muova all'interno della fodera, passando dalla parte posteriore, eseguo una cucitura molto semplice, fermo semplicemente la fodera in questo punto. Quindi blocco all'interno di questo spazio la rete. Come vedete, è una cucitura semplicissima che nemmeno si vede perché è un puntino, ma ci permette di tenere ferma e fissa la rete in quel punto. E ora che ho fermato questa parte della rete all'interno della fodera, proseguirò con la stessa lavorazione, quindi ritaglierò la striscia del fondo, quindi prenderò come punto di riferimento, come base, il mio laterale, quindi eseguirò questa striscia, la inserisco all'interno della fodera e la fermo, e infine farò la stessa cosa con la parte davanti della borsa, ritagliando a misura la mia parte più corta. Ho inserito all'interno della fodera anche quest'ultima parte della rete, quindi la parte più corta, e ora posso rigirare l'avanzo della stoffa all'interno della lavorazione. Ho cucito la stoffa anche da quest'altro lato, dove abbiamo qui la nostra fodera ancora aperta. Adesso accosto i laterali alla lavorazione, quindi al pannello, e con delle maglie basse le unisco. Qui potete scegliere anche di, le potete cucire direttamente con ago se preferite, potete unirli con maglie basse, con maglie bassissime, con qualsiasi tipo di giunzione voi preferite, come vi trovate meglio, non c'è grande differenza, è importante che i lembi della lavorazione siano uniti. Allora, io ho scelto questo tipo di chiusura per questa borsa e quindi ora vi mostro come la monto sulla borsa. Come vedete, ci sono tre pezzi che vanno a incastro. Questa parte del bottone, quindi quella girevole, questa, va cucita, va attaccata direttamente sul lato qui davanti, ma non sul lato della patta, sul lato quello che non si muove, quello più rigido. Posizionate la parte del bottone aperto, quindi da questo lato, e la parte del bottone girevole, e provate posizionando i due pezzi e in base al vostro gradimento inserite i vari pezzi. Ora io per prima inserirò la parte del bottone girevole, quindi decido a che altezza desidero posizionarlo. A me piace qui, in questo punto. Una volta decisa la posizione del vostro bottone, ecco perché qui ho lasciato la fodera aperta, eseguirò due tagli. Quindi io il mio bottone lo desidero a questa altezza, quindi stando molto attenti a non tagliare la lavorazione all'uncinetto, taglierò la parte della rete e una sola parte della stoffa. Questa interna, questa parte resta intatta, quindi inserisco la mano delicatamente all'interno della fodera
in base alle misure che ho appena preso, eseguo due tagli. Potete per sicurezza provare, vedete qui a me calza perfettamente il bottone perché non dà fastidio alla lavorazione all'uncinetto, quindi non infastidisce le maglie eseguite. Qui ci sono questi due fori, sfrutto questo spazio libero per eseguire il taglio e per inserire il bottone. Se avete delle forbici appuntite non dovreste fare molta fatica, quindi inserisco qua la forbice e taglio sia uno strato di stoffa e uno strato di rete. Stesso taglio dall'altro lato, sto molto attenta a non tagliare la lavorazione l'uncinetto, quindi inserisco i forbici in maniera molto oculata, eseguo un piccolo taglio. Ora la nostra borsa è pronta ad ospitare il bottone, quello movibile, quindi inserisco all'interno dei due tagli il mio bottone. Come vedete, all'interno della borsa la lavorazione si presenta in questo modo. Ora c'è questa sicura, quindi inserisco all'interno di questi due perni la sicura e posso ripiegare i lembi della lavorazione del bottone. Ora che ho eseguito questo procedimento, chiudo la stoffa, quindi ripiego la stoffa, l'avanzo di stoffa all'interno della fodera e con un sottopunto chiudo anche questa cucitura. E ora, lavorando in un modo molto stretto, eseguirò a maglie basse un'asola di questa forma, quindi due maglie basse, poi proseguirò ancora con delle maglie basse e ancora maglie basse qui, dove poi vado a ricongiungere la lavorazione. Eseguo una, due maglie basse, belle strette, giro la lavorazione. Senza eseguire ulteriori catenelle, voglio che la lavorazione sia bella stretta, eseguo di nuovo due maglie basse. Di nuovo non eseguo la catenella, giro la lavorazione e di nuovo due maglie basse. Ecco qui, abbiamo creato il primo vertice del lavoro. Di nuovo eseguo il quarto giro, quindi per la quarta volta maglia bassa, una e due. Ora all'interno delle maglie basse eseguo maglie bassissime, la prima e la seconda. A questo punto lavorerò maglie basse da questo lato della lavorazione, quindi continuo lavorazione dell'asola, lavorerò due maglie basse. La prima e la seconda. Giro di nuovo e lavoro due maglie basse. La prima e la seconda. Giro di nuovo e lavoro due maglie basse. Di nuovo, come vedete, non eseguo le catenelle per far sì che la lavorazione resti molto stretta, molto compatta.
ancora un giro di maglie basse, 1 e 2. Come vedete, manca solo l'ultimo lato della nostra lavorazione, quindi di nuovo con delle maglie bassissime ci spostiamo su questa maglia. Quindi eseguo una maglia bassissima nella prima maglia. Un'ulteriore maglia bassissima nella maglia successiva e riprendo la lavorazione delle maglie basse da quest'altro lato, quindi lungo le maglie che abbiamo appena eseguito. Ho ripetuto 3 volte le maglie basse anche su quest'altro lato della lavorazione. Come vedete, si è creata questa lavorazione, si potrebbe dire a C, che ora unisco al lembo della borsa. Posizionandomi la borsa dal lato del rovescio, prendo il dritto del bottone, lo inserisco, quindi lo appoggio addosso all'asola che abbiamo appena creato. Non vi preoccupate se poi la lavorazione non è esattamente perfetta. Posiziono la parte rovescio del bottone in questo modo. Tirate su l'asola, se vedete che è tirata, quindi la tirate verso l'esterno, allargate per benino la lavorazione, fate prima un lato, sicuramente vi aiuta questa cosa. Quindi ho posizionato il rovescio del bottone e ora con un ago cerco lo spazio per la vite, quindi ecco qui, devo inserire qui la vite. Con ago allargo la lavorazione delle maglie per far sì che la vite vada subito nel posto giusto. Serrate le due viti, quindi chiusa la parte del bottone aperto, ecco che la nostra chiusura è perfettamente funzionante. L'ultimo passaggio per poter concludere la borsa sono gli anellini laterali, quindi quelli che serviranno poi successivamente ad ospitare la tracolla o comunque il manico della borsa, che sia la tracolla, che sia un manico gioiello. Quindi sul laterale, a questa altezza, non vado né troppo giù né troppo su, cucio con lo stesso filo con cui ho eseguito la borsa, cucio semplicemente l'anelli. La borsa è terminata, io ho aggiunto questo manico gioiello molto carino in resina, voi potete abbinare qui una tracolla tutta di catena, una tracolla di cuoio, potete abbinare un manico gioiello. Spero tantissimo che questa borsa, che questa mia creazione vi piace. Non vedo l'ora di vedere i vostri bellissimi abbinamenti di colore, le vostre borse. Come sempre mi stupite con la vostra fantasia, con i vostri abbinamenti di colori che sono uno più bello dell'altro. Noi ci vediamo al prossimo tutorial.